Io non vi rinvio, quello che ho da dire lo dico subito. Allora, gentili e belle signore, cari signori, devo preliminarmente ringraziare Giuseppe Basini e Arturo Diaconale che mi hanno coinvolto questa iniziativa rivolta a persone per le quali la parola liberale è un sostantivo e non un aggettivo, come in maniera degenerativa siamo oramai abituati a sentire da tutte le parti questa autodefinizione autoreferenziale di liberalità. E vi ringrazio molto per lo spirito con il quale questo pomeriggio è cominciato, per la scelta delle musiche fortemente evocative e sentimentalmente coinvolgenti. Qualche giorno fa è stato il 4 ottobre, giornata in cui si è celebrato San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Sul web, che come la maggior parte di voi gli capita quotidianamente di frequentare, è circolata una illustrazione di qualche anno fa che mi ha molto colpito, perché era raffigurato San Francesco su un piedistallo con a fianco a lui pontefice di allora, Pio XII, con tanto di triregno, nell'atto di benedire un'Italia turrita che abbassa una bandiera con tanto di scudo sabaudo, e c'erano tanti cittadini inginocchiati e sullo sfondo dei militari in grigio-verde in piedi, presenza rassicurante. Il mio pensiero nel vedere questa immaginetta, questa illustrazione, questa icona, e l'ho scritto anche su Facebook, è stata: ciascuno al suo posto. Perché mi è sembrato che in questa immagine raccolta ognuno occupasse il posto che doveva occupare. In questo momento, e oramai da molto tempo, nessuno sta al suo posto. Tutti sconfinano, si potrà dire un effetto collaterale della democrazia. Ricordo sul sussidiario della Quinta Elementare, leggevo che Abramo Lincoln da ragazzo viveva in una capanna in mezzo ai boschi e si nutriva di bacche e di scoiattoli probabilmente, e poi assurse alla carica più alta di Presidente degli Stati Uniti, ma sono delle piccole eccezioni. In questo momento, oggi, noi viviamo in una situazione per la quale chiunque può dire la sua, e sconfina dalle sue competenze, sconfina dalle sue qualità, dalle sue specificità, dalle sue personali capacità operative, tanto che mi è balenata un'immagine, molti di voi avranno letto qualcuno dei volumi che Montanelli scrisse nel corso degli anni sulla storia, e intitolava i volumi dedicandoli al periodo nel quale erano incentrati. C'era un volume che si intitolava L'Italia in camicia nera, un'altra L'Italia degli anni di Franco, L'Italia di Berlusconi. Credo che se Montanelli fosse vivo oggi scriverebbe un volume e lo intitolerebbe L'Italia delle mezze calze, perché è un precipizio dal quale sembra che non ci sia nessun fine, come quello che si può augurare quello che cade per tutte le scale e pensa: prima o poi troverò il pianerotto. Il pianerottolo probabilmente non c'è. Allora, se noi ci siamo, devo dire, rassegnati come italiani, come cittadini e come elettori, a vedere l'estrema facilità con la quale persone senza nessuna capacità oggettiva, senza nessun titolo di studio, senza nessuna conoscenza dei problemi e delle lingue, vadano a ricoprire posti di governo e siano destinati a passare alla storia come statisti, passando direttamente dalle scalinate dello Stadio San Paolo alla Farnesina. Per
quanto 15 anni fa uno potesse avere un delirio di fantasia, era un'immagine troppo fantasiosa per poterla prospettare. Non penso che nessun broker inglese avrebbe quotato per nessuna somma una possibilità così. Allora vengo da una generazione che ha fatto i suoi studi e mi piaceva immaginare che nell'Italia di qualche anno fa, per quanto discutibile e discussa, i rappresentanti del governo, gli uomini delle istituzioni, la gente che insegnava all'università, per cui si presume che uno che si dovesse occupare di economia e finanza sapesse di cosa trattava. Oppure io, che sono un avvocato cassazionista, se domani mattina tornasse alla monarchia e mi proponessero di fare il ministro della sanità, direi: cercate un medico, sicuramente ne sa più di me. Ma purtroppo si scivola, si scivola, si scivola. L'Italia scivola in una Europa, per allargare un po' la visione, che non potrà mai funzionare, a mio sommesso avviso. E non perché non è un concetto definito se non nella previsione e nei voli onirici dei suoi fondatori, rispetto a un concetto come quello d'Italia. L'Italia ha 2000 anni, perché l'espressione terra Italia si trova in una lex agraria del 111 avanti Cristo, e quindi nel passare dei secoli gli italiani erano già popolo da molto prima del marzo 1861. 17 marzo 1861 si proclama la nascita del Regno d'Italia, ma gli italiani esistevano già, e se ne era accorto Dante, e se ne era accorto Petrarca. Gli italiani erano già un popolo che nel processo di unificazione nazionale e in quella stagione gloriosa, a mio avviso, che è stata il Risorgimento, diventarono una nazione. Non riesco, per quanto mi sforzi, di immaginare un patriota che nel salire su un patibolo decide di consegnare ai posteri come ultimo pensiero: viva l'Europa. Non me lo riesco a immaginare. Non riesco a immaginare un fante che esca da una trincea e vada incontro un fuoco a altezza d'uomo, che correndo urli: avanti Europa, viva l'Europa. Non me lo riesco a immaginare. Per cui ritengo che ci vorranno almeno 2000 anni per avere una patria europea, per la costruzione di un sentimento comune, per la costruzione dei principi condivisi, soprattutto per come è strutturata l'Europa adesso, che può tra non piacere, non è un consesso fra eguali. E i consessi tra diseguali non durano, perché ci sono dei malintesi all'inizio che si trascinano, si perpetuano, incancreniscono il concetto di appartenenza. Un'Europa senza una difesa comune, un'Europa che non ha una politica estera unica, un'Europa che mi sembra che sia piuttosto tiepida nella vicenda che sta stritolando i curdi. Non mi pare che ci siano posizioni. Paradossalmente in Italia, ho letto che ieri il capo del governo ha avuto una telefonata con Erdogan, con toni piuttosto accesi. Credo che Erdogan non abbia dormito per questo motivo, e gli ha tolto l'amicizia su Facebook, probabilmente, come reazione a tanta scontatezza. L'assenza di una difesa comune, l'assenza di una politica estera comune, voi dite che cosa è l'Europa se non un Rotary che ogni tanto apre le porte ai poveri al suo interno? Abbiamo il dovere di vigilare, perché le cose possono solo peggiorare. Se potevamo essere scontenti di un certo governo perché non funzionava e non aveva la direzione,
immaginazione. Possiamo immaginare Giorgio Bracardi presidente della Repubblica, quello ci faremo noi, sanno. Possiamo immaginare un governo di disoccupati, un governo di profughi, un governo di analfabeti, e ci stiamo marciando a gambe levate. Vedete, l'11 settembre il crollo delle Torri Gemelle di New York ha rappresentato forse per il mondo una svolta epocale, come la Seconda Guerra Mondiale. È cominciata una guerra diversa che ha fatto forse più vittime della Seconda Guerra Mondiale. Ha stroncato le economie, ha ridotto il potere d'acquisto e ha fatto terminare una sorta di Pax nella quale tutti quanti credevamo di poter vivere protetti. Abbiamo visto che non è così. Dopo le guerre, quando si rompono gli equilibri, tutto viene messo in discussione. Allora noi dobbiamo vigilare ed essere pronti ad articolare delle proposte che siano condivisibili, ma per essere condivisibili bisogna sentire tutti. E per sentire tutti bisogna invocare la parola magica che da nessuna parte politica si sente mai, ed è la parola costituente. Bisogna riscrivere la Costituzione. Dopo più di 70 anni, una carta costituzionale scritta in un momento delicato, che fece seguito a un referendum istituzionale discutibile nei modi, nelle forme, nei risultati e discusso nei fatti, quella carta costituzionale, che oltretutto mortifica la sovranità popolare contraddicendosi tra l'inizio e la fine, è una carta che non è più rispondente alle esigenze di un paese dopo tanto tempo. Allora, e con questo concludo, perché a un certo punto bisogna finire, bisogna vigilare, essere attenti, invocare la riscrittura di nuove regole, con una Costituzione che contenga una legge elettorale, che è altro aspetto grottesco, e che ogni governo si fa la sua legge elettorale. Questo è proprio grottesco. E da tribù africane, senza sovranità, senza territorio, senza ruolo, senza storia, senza idee, senza diritti. E noi dovremmo esserci. Noi dovremmo esserci come un flagello, come un memento continuo. E quando anche fossimo rimasti in pochi ad avere questa consapevolezza di rappresentare e di incarnare un ruolo, una tradizione, una esperienza e una professionalità, noi saremmo anche capaci di salire sui tetti. E dai tetti urleremo il nostro gioioso, contagioso, entusiasmante Viva l'Italia. Grazie. Grazie. Allora, prego Michele Gerardi, del docente di diritto penale e presidente di Stato Minimo, di prendere la posizione. Nel frattempo vi comunico che, perfetto, che l'onorevole Giorgetti, l'onorevole Molinari, l'onorevole Gurigon, l'onorevole Zicchieri arriveranno verso le sei e mezzo, perché sono impegnati in un altro convegno e ci raggiungeranno